Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Dopo l'annuncio della Finlandia e della Svezia di voler entrare nella NATO, abbiamo cercato di capire come stanno vivendo questo periodo di tensione i paesi baltici. Per farlo abbiamo incontrato Annerite Ciccone, regista italo-finlandese nata ad Helsinki. Ad oggi Annerite vive a Roma, dove insegna filmmaking, direzione e regia presso la Rome University of Fine Arts, ma tutta la sua famiglia è rimasta in Finlandia, dove la tensione non è mai stata così alta. Non riesco neanche a visualizzare un bombardamento di Helsinki, perché ovviamente è un mio blocco psicologico, ci sono nata, cioè è la mia città materna, diciamo, eccetera. Mio nonno Usko ha combattuto nelle famose guerre d'inverno di continuazione ed è stato in campo di concentramento in Siberia, e il fratello di mia nonna a 19 anni è stato addirittura torturato e ucciso nelle stesse circostanze, quindi diciamo che nella mia famiglia in particolare quel filino sempre di ansietta, diciamo, sentendo parlare dei vicini di casa c'è. Data questa situazione della guerra in Ucraina, ovviamente i finlandesi sono un po' inquietati, non solo dalla vicinanza con la Russia, ma anche delle affermazioni che ha fatto Putin a proposito della Finlandia stessa, no? Per il fatto di entrare nella NATO. Credo appunto che Putin, proprio per le sue radici, ma anche perché la sensazione, parlando appunto con mia madre e con mia sorella, persone che vivono lì, quindi ovviamente non parlano d'altro, non sentono altro anche nei TG in questi giorni, la grande Russia di un tempo ovviamente ha sempre considerato la Finlandia come una sua sottoposta, diciamo, come un paese che dovrebbe appartenere loro. A me disturba anche chi sta minimizzando, perché poi la storia ci insegna che anche se noi non abbiamo mai conosciuto la guerra a casa nostra, è un periodo brevissimo quello che viviamo di pace a casa nostra, quindi che possa accadere che appunto uno come Putin decide l'invasione in un paese come la Finlandia, io non è che lo escludo del tutto. In Finlandia in questo momento mia sorella mi raccontava che stanno dando raccomandazioni tipo comprarsi un fornelletto da campo perché potrebbero esserci dei lunghi blackout, tenere dei contanti in casa perché potrebbero avere problemi con i bancomat, fanno un'esercitazione al mese facendo partire le sirene antibombardamento per vedere se funzionano le sirene. Ovviamente questa cosa qui è inquietante nella vita quotidiana, per quanto poi ti dicano è impossibile, non succederà mai, Putin non invaderà mai la Finlandia, comunque insomma non è piacevole sentirsi fare questo tipo di minacce. Al posto di Sannamarin non faccio il suo mestiere, però a posto di Sannamarin, così per buon senso probabilmente avrei fatto la stessa cosa, per una questione di poter contare su delle alleanze, perché comunque è vero che le famose guerre d'inverno di continuazione, in cui sono stati eroicissimi, l'hanno perse alla fine, perché comunque i finlandesi sono pochi, è una guerra che non potrebbero vincere mai da soli. Alessio, c'è qualcosa da aggiungere?